Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Sicuramente avrete notato che in questi mesi siamo stati un po' assenti, ma c'è un motivo ben preciso per il quale ci siamo presi questa pausa. Abbiamo lavorato ad un progetto, forse direi il più importante e impegnativo che abbiamo fatto fino ad ora, ma vi raccontiamo tutti i dettagli alla fine del video perché ragazzi, se siamo tornati significa che si torna finalmente a cucinare e quindi oggi vi proponiamo 3 ricette con la zucca super gustose e perfette per questa stagione. E se siete nuovi sul canale, mi raccomando iscrivetevi perché nelle prossime settimane arriveranno dei video veramente speciali. Cominciamo subito! Prepariamo un buonissimo hummus di zucca. Potete servirlo con delle verdure fresche o come antipasto per un buffet autunnale sfizioso. Come prima cosa sbucciamo 500 g di zucca cruda. Qui sto utilizzando la zucca moscata, ma va bene anche un'altra varietà. La tagliamo a spicchi e la mettiamo su una teglia ricoperta con carta da forno. Dopodiché la cuociamo nel forno statico preriscaldato a 200 gradi per circa 30 minuti. Una volta cotta, la mettiamo su un piatto e la facciamo raffreddare. Dopodiché la inseriamo in un frullatore insieme ad un cucchiaio di burro di sesamo. Il burro di sesamo è un ingrediente tipico che si utilizza nell'hummus. Si chiama anche tahina e lo trovate in quasi tutti i supermercati. Aggiungiamo anche un cucchiaio di succo di limone, uno spicchio d'aglio schiacciato, un pizzico di cumino e 2 pizzichi di sale e frulliamo il tutto fino ad ottenere una consistenza cremosa. A questo punto mettiamo l'hummus in un piatto e lo guarniamo a piacere con del prezzemolo o dei semi. Potete conservare l'hummus nel frigorifero per circa 3 giorni, oppure potete anche congelarlo. Ed ecco qua il nostro hummus di zucca. Ragazzi, è buonissimo, se amate questo ortaggio questa ricetta è perfetta per voi. A questo punto possiamo guarnirlo ulteriormente. Io ho aggiunto solo del prezzemolo tritato, ma possiamo aggiungere anche dei semi di sesamo e poi possiamo finire con un cucchiaio di olio d'oliva. Dopodiché il nostro hummus è pronto. Magari aggiungiamo ancora 2 foglioline di prezzemolo e voilà. Potete prepararlo come antipasto oppure anche come spuntino, per esempio con delle carote tagliate a bastoncini o del sedano, è un ottimo spuntino e potete anche metterlo nei barattoli e portarlo con voi. Io spero vi piaccia. La prossima ricetta è una semplicissima torta salata, ottima per i pranzi a lavoro oppure per una colazione salata. Come prima cosa sbucciamo 450 g di zucca cruda. La tagliamo a cubetti e la mettiamo in una casseruola. Aggiungiamo anche dell'acqua, abbastanza da ricoprire la zucca. Dopodiché la facciamo cuocere per circa 20-25 minuti. Una volta cotta, la mettiamo in un piatto. Aggiungiamo anche un cucchiaio di olio d'oliva, un uovo intero e schiacciamo il tutto molto bene con una forchetta. Ora aggiungiamo anche 80 g di farina di mandorle. Io l'ho ricavata frullando semplicemente 80 g di mandorle. Aggiungiamo anche 100 g di tonno al naturale, un cucchiaino di origano, 2 pizzichi di sale e mescoliamo il tutto. Tagliamo finemente anche mezza cipolla, ma se non vi piace potete ometterla o sostituirla con dell'erba cipollina o aglio in polvere. A questo punto trasferiamo il composto in uno stampo da 26 cm di diametro ricoperto con carta da forno e lo distribuiamo con un cucchiaio.
Ora inforniamo nel forno statico preriscaldato a 190 gradi per 35 minuti. Ecco qua ragazzi, la nostra torta salata alla zucca è pronta. Allora io l'ho fatta raffreddare così la possiamo tagliare anche meglio e non si spezza. Questa torta salata la potete fare per colazione, potete portarla a lavoro oppure, non so, mangiarla a casa, a pranzo con un'insalata, è molto molto versatile. E adesso la rimuoviamo dalla teglia e andiamo a tagliarla, così possiamo finalmente assaggiarla. Eccola qua, una volta tagliata, ha un profumo buonissimo, ma piccola premessa ragazzi, so che magari a qualcuno non piace la zucca e va bene, non siamo tutti uguali, ad ogni modo potete farla anche con le patate dolci, con le patate normali, anche con le carote, quindi potete scegliere l'ortaggio che preferite e che ovviamente potete mangiare. E noi adesso la assaggiamo. Buon appetito! Buonissima! Fatemi sapere se vi piace la zucca nei commenti. Non potevo non proporvi anche una ricetta dolce con la zucca e questa prossima ricetta è ottima se amate la zucca anche nei dolci. Per prima cosa puliamo 300 g di zucca cruda, la tagliamo a pezzetti e la mettiamo in un frullatore. La frulliamo molto bene, dopodiché la mettiamo da parte e prepariamo l'impasto della torta. In una ciotola rompiamo 3 uova a temperatura ambiente. Dopodiché aggiungiamo anche 100 ml di sciroppo d'acero e cominciamo a montare con le fruste. Dopo circa 20 secondi aggiungiamo anche 60 ml di olio vegetale. Qui sto utilizzando l'olio di semi di girasole. Quando le uova saranno diventate chiare e spumose, uniamo gradualmente 170 g di farina di grano saraceno. A questo punto uniamo anche la zucca frullata e aggiungiamo anche un cucchiaino di cardamomo e mezzo cucchiaino di chiodi di garofano. Uniamo anche 10 g di lievito in polvere per dolci e 40 g di gocce di cioccolato fondente. Mescoliamo il tutto, dopodiché prepariamo il nostro stampo. Qui sto utilizzando uno stampo da 23 cm di diametro che ho spennellato con olio e infarinato. Potete utilizzare un qualsiasi altro stampo da 24 o 25 cm oppure anche uno stampo per muffins. Versiamo l'impasto all'interno e cuociamo nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 25 minuti. Fate sempre la prova a stecchino e se necessario cuocete qualche minuto in più, mi raccomando. Ecco qua ragazzi, la nostra torta è pronta, io l'ho rimossa dallo stampo dopo averla fatta raffreddare, mi raccomando fate anche voi la stessa cosa. Io qui ho usato uno stampo un po' particolare, ma voi non dovete usare lo stesso stampo ovviamente, va benissimo lo stampo da 24 cm o da 25, è sempre oleato bene e infarinato. A questo punto potete o servirla con una glassa al cioccolato per esempio, se volete proprio essere più golosi, altrimenti io la spolvero semplicemente con un po' di zucchero a velo. Questo è un dolce perfetto se dovete preparare qualcosa per i vostri ospiti, ma anche come una semplice colazione dolce. Se amate la zucca tanto quanto l'amiamo noi, anche nei dolci, questo dolce è veramente perfetto, vi piacerà tantissimo. Adesso tagliamo una fetta. Questa torta ragazzi è profumatissima, queste due spezie insieme, il cardamomo e i chiodi di garofano in polvere, danno proprio questo aroma intenso ma allo stesso tempo delicato al dolce e si sposano da Dio con la zucca, quindi provatela mi raccomando. Se non trovate il cardamomo, che solitamente non viene molto utilizzato, però è veramente buonissima in questa ricetta, utilizzate la cannella per esempio, si sposa bene anche con la zucca in questo caso, provatela e fatemi sapere. Ora, se ci seguite su Instagram o anche su Facebook,
avrete sicuramente potuto scoprire il progetto al quale abbiamo lavorato in tutti questi mesi. Proprio il mese scorso abbiamo aperto per la prima volta le iscrizioni al nostro primo programma online Nutri Mente e Corpo in 30 giorni. Si tratta di un programma unico e completo per la dieta dei gruppi sanguigni che vi accompagna per la durata di 30 giorni nel vostro percorso alimentare, con menu settimanali, liste della spesa, guide su come mangiare in modo sano e consapevole e molto 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 altro. Per quest'anno le iscrizioni sono chiuse, siamo già partiti con tutti i membri, tutti insieme per la durata di questi 30 giorni. Ad ogni modo potrete iscrivervi in ogni caso alla lista d'attesa e in questo modo sarete i primi a sapere quando apriremo nuovamente le iscrizioni, nel 2021. Vi lascio il link qui sotto nella descrizione o nei commenti. Io spero tantissimo che le ricette di oggi vi siano piaciute, se sì fatemelo sapere con un mi piace, iscrivetevi al canale per non perdervi i nostri futuri video e scrivetemi qui nei commenti quale preparerete soprattutto. Vi aspetto nel prossimo video e vi mando un bacio a tutti. Ciao!